Rodolfo di Molisio, il racconto della sua storia attraverso una suggestiva rievocazione messa in scena sul Belvedere di Civita Superiore, una tradizione che va avanti da 19 anni. La manifestazione è a cura dell'Associazione Culturale Rodolfo de Moulin, Conte di Boiano. Noi qui da 19 anni raccontiamo come questa famiglia di Normanni, che è giunta qui nel 1046, ovviamente guidata da Guiscardo d'Altavilla, che era già in Italia da tanto tempo, si è insediata al castello di Civita per volere del Guiscardo e successivamente ha dato il nome alla regione Molise. Erano i de Moulin, poi nel 1142 conte Ugo II, detto Ugone, infatti a Boiano c'è anche via Conte Ugone, ha dato il proprio nome a questa contea. Tra l'altro la contea è diventata estremamente estesa e di questo abbiamo una prova testimoniale in una miniatura che è conservata, e dove vediamo l'immagine pittorica di Ugo I che fa una donazione all'abate Saxo di Castellammare, il che significa che la contea di Boiano era arrivata fino a Castellammare. Ora, l'altra cosa notevole è che studiando questi argomenti viene fuori che lo stesso stemma della regione Molise attuale contiene tutte le tracce di questo racconto, che non è un racconto ma sono fatti, perché la stella a otto punte rappresenta il contado di Molise e quindi anche il periodo medievale, il fondo rosso è il colore normanno e la fascia trasversale è proprio il simbolo dei de Molisio. Una sfilata in abiti d'epoca, giochi medievali, un appassionante spettacolo col fuoco e giocolieri, ma anche grande spazio all'agricoltura e all'artigianato locale per valorizzare tutto il buono che la nostra terra offre.